Non ci sarà alcun commissariamento per l'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Orugi d'Aragona di Salerno. Il pareggio di bilancio raggiunto quest'anno per la sanità in Regione Campania ha consentito di evitare le gestioni commissariali. Quindi all'ospedale non arriverà nessun commissario. La manager del Rugi, Elvira Lenzi, resterà in carica fino al prossimo 4 giugno. Dopodiché, scaduti i termini della proroga, sarà nominato il nuovo direttore generale della Regione Campania, che dovrà decidere chi dirigerà l'ospedale d'intesa con il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, l'attuale Raimondo Pasquino. Intanto all'ospedale continua l'agitazione da parte delle organizzazioni sindacali di categoria e dei lavoratori che chiedono certezze. I sindacati sono preoccupati perché di fatto fino al prossimo 4 giugno la Lenzi non potrà intervenire sulla programmazione. Abbiamo la necessità di programmare e riorganizzare il tipo di assistenza che oggi esiste in questa azienda, sia perché abbiamo un piano ospedaliero da rispettare, sia perché abbiamo un piano didattico legato all'università, per cui i livelli nostri di assistenza si devono intersecare con le necessità degli studenti di studiare medicina nei percorsi anche ospedalieri. Dunque, per la programmazione bisognerà aspettare il 4 giugno a questo punto. Il rischio che corriamo è che dobbiamo aspettare il 4 giugno, ma c'è anche un'altra contraddizione, che se è così, l'ASL in ogni caso sta già attivando una sua programmazione, oggi c'è in discussione i tavoli tecnici e quindi abbiamo due realtà, l'azienda ospedaliera e l'azienda sanitaria, che si trovano nello stesso territorio ma che programmano in momenti diversi e invece dovrebbero integrarsi per razionalizzare i servizi. Resta intanto gravissima la situazione che riguarda in modo particolare la carenza di organico in alcuni reparti dell'ospedale di Salerno. Se noi non sostituiamo il personale che è andato via attraverso le mobilità regionali precedenti, noi alcune attività siamo costretti a chiuderle. Facciamo un grave danno a una popolazione che già è colpita da alte, che sta pagando tante tasse per l'inefficienza della gestione delle politiche.